Ben ritrovati, tanta buona vita a tutti. Invito gli amici che non dovessero conoscermi a visitare il mio canale YouTube e a digitare Santoro Antonio Scultore direttamente sul web e verrà informato su tutta la mia vita artistica e tant'altro. Ringrazio il consiglio tutto dell'Università del Tempo Libero e del Sapire Minerva di Crispiano, la professoressa Silvia Laddomada, portabandiera del gruppo, che mi ha invitato a produrre questi video dove parleremo di storia, di arte, di correnti artistiche vecchie e nuove, di particolarità intriganti, non sempre valutate e prese con dovuta considerazione nei programmi scolastici. Dunque, all'inizio del Medioevo, eravamo rimasti qui l'ultima volta, l'arte nei territori italiani che conosciamo, oggi si svilupperà in tre modi diversi. Confrontando il romantico con l'era alto medievale, si nota una maggiore complessità negli edifici sacri, il cui interno è suddiviso in campate e non uno spazio unico come era prima. I capitelli diventano plastici, gli esterni si fanno sempre più decorati e monumentali. La scultura ha proporzioni più accurate e maggior rilievo. Il mosaico fondo oro viene abbandonato, tranne nei luoghi dove persiste una forte influenza bizantina, il sud, a favore dell'affresco. Lo stile delle figure, tuttavia, mantiene lo stesso linguaggio aulico e atemporale. Verso la fine dell'undicesimo secolo, in alcuni paesi europei, tipo Francia, Inghilterra, Spagna, si sviluppa l'arte romanica, recuperando lo stile classico tardo imperiale. Si concentra soprattutto nella costruzione delle cattedrali cattoliche. La cattedrale romanica diventa simbolo dell'intera comunità, oltre a essere un edificio religioso, è anche un luogo dove si radunano le assemblee popolari e luogo di sepoltura per i cittadini più importanti. La pittura e la scultura contribuiscono ad abbellire questi luoghi. Grandi affreschi decorano le navate. Gli interni e le facciate sono ornate da sculture, realizzate soprattutto con la tecnica del rilievo. Il nuovo stile si diffonde lungo le vie del pellegrinaggio: Roma, Gerusalemme, Santiago de Compostela. Per questo motivo, l'arte romanica presenta caratteri comuni anche in luoghi distanti migliaia e migliaia di chilometri. All'interno delle città si sviluppano per le famiglie più potenti dimore fortificate, le case torri, spesso collegate fra loro con passerelle di legno, in modo che in caso di pericolo risultasse più facile scambiarsi armi e cibo. Pensate, solo a Bologna le case torri erano più di 100. Nella città medievale sorge un nuovo edificio, l'arrengario, dal verbo arringare, cioè pronunciare discorsi pubblici e solenni. Identificava un'area adiacente a una chiesa. Il pianterreno era un portico aperto dove si raccoglievano i cittadini. Si teneva il mercato e si amministrava la giustizia. Al primo piano vi era un ampio salone per le assemblee. Dentro e fuori le città, oltre alle case torri, i più ricchi costruiscono edifici fortificati più grandi, immensi, i castelli, mentre i nuovi ordini monastici si organizzano dando vita a numerose comunità che in posizioni isolate costruiscono i loro monasteri, dette abbazie. I soggetti dei dipinti e degli affreschi vengono presi dalla Bibbia o dai Vangeli. Il peccato originale, la creazione, la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso, la passione e la crocifissione, oppure scene tratte dal libro dell'Apocalisse. Più tardi si cercò di dare un volto e figura ai santi.
hanno grande diffusione le croci dipinte a tempera su tavola. La grande figura di Cristo crocifisso spicca sul fondo oro, in molti casi accompagnato dalla Madonna e da San Giovanni, in piedi ai lati del Cristo. Nell'Italia centrale, in Toscana, a Venezia, a Pisa, si sviluppa un romanico diverso da quello longobardo, meno massiccio, con più elementi di derivazione orientale. La sua originalità è legata alle tante influenze esterne che arrivano attraverso gli scambi commerciali. La bicromia dell'influenza islamica, ottenuta alternando marmo bianco e verde per le facciate delle costruzioni a fascioni bianchi e verdi. L'Italia meridionale è divisa tra la dominazione araba, bizantina e longobarda. Fino all'anno 1130 circa, quando vi è una unificazione dei territori da parte dei Normanni, questi una popolazione di origine nord-europea, che fondano il regno di Puglia e Sicilia, sotto la guida di Ruggero II. Sotto il dominio normanno, l'Italia meridionale diventa un importante centro di diffusione della cultura greca e di quella araba. Molte opere dei filosofi greci vengono tradotte in latino. A Salerno nasce una importante scuola di medicina. La politica normanna è molto tollerante nei confronti delle altre civiltà. Non tardano a fiorire manifestazioni artistiche nelle quali coesistono e si fondono insieme le eredità bizantine, arabe e normanne. Vengono costruite splendide cattedrali come quella di Cefalù e quella di Monreale, caratterizzate da volumi possenti e slanciati verso l'alto, tipici del gusto nordico dei normanni. L'eredità araba, invece, si riscontra nei volumi semplici e nelle decorazioni ad intreccio di motivi geometrici ed astratti. All'interno e all'esterno bellissimi mosaici rivelano l'eredità bizantina. In Puglia, luogo di transito per l'imbarco verso la Terra Santa, le forme del Nord Europa si uniscono agli elementi lombardi portati dai pellegrini e quelli bizantini già presenti prima della conquista normanna. Ne risultano maestosi concattedrali in pietra bianchissima, in cui il romanico si esprime in tutta la sua potenza. San Nicola di Bari e il Duomo di Trani, e le tantissime chiese minori ne sono testimonianza. Il Rinascimento, dunque, non è una semplice ripresa dell'antichità classica, ma si lega all'arte medievale ed a una arte propria del suo tempo. Bene, mi fermo qui in questo periodo storico-artistico chiamato Rinascimento, durato circa 2 secoli, periodo in cui è stato fatto in Italia il 90% dell'arte mondiale esistente. Nella prossima trasmissione, dopo la pausa estiva, questa è l'ultima di questa tornata, parleremo direttamente dei protagonisti del Rinascimento, uno per uno, e delle loro maggiori opere, ancora oggi le più belle in assolute di tutti i tempi. Quindi vi auguro una freschissima e felice estate, con tanti momenti di spensieratezza ed allegria. Non mi resta che augurarvi tanta, tanta buona vita a tutti. Grazie.